Buongiorno a tutti, ben ritrovati dopo questa pausa estiva. Eccoci al terzo appuntamento con 15 minuti con i vincitori di Welfare Che Impresa. Oggi incontreremo di nuovo una delle start-up che hanno vinto uno dei premi del concorso Welfare Che Impresa. Siamo giunti a, come dicevo, al terzo incontro, ne seguiranno altri due nelle prossime settimane. Il 3 di settembre incontreremo Stick for Crafts e il 10 di settembre Corax. Oggi incontriamo Simplify TED. Welfare Che Impresa è il concorso giunto alla quarta edizione che vuole premiare progetti di welfare a elevato impatto sociale e per questo ci fa piacere poter dare voce singolarmente ai vincitori premiati nell'edizione di quest'anno che ha visto un'elevatissima partecipazione di proposte e di progetti davvero interessanti. Vogliamo conoscerli meglio, vogliamo dare spazio a loro per raccontare che cos'è il loro progetto e come sta cambiando dopo la partecipazione a Welfare. Quindi vorrei presentarvi il CEO di Simplify TED e il Marketing and Operation Manager, rispettivamente Giovanni Pizza e Fabrizio Pinzi. Benvenuti ragazzi, vedo Ciao Eleonora. Fabrizio, ciao, buongiorno e vedo Ciao Eleonora, buongiorno. a tutti, ben ritrovati dopo la pausa estiva. La prima domanda è molto semplice perché vogliamo darvi appunto la possibilità di farvi conoscere di più. Quindi chiederei a Giovanni, raccontaci che cos'è Simplify TED, quando è nato, come si è sviluppato. A te la parola. Ok, bene, allora partirei dal bisogno per spiegare Simplify TED. Simplify TED si inserisce nel contesto del welfare pubblico. In Italia è difficile comprendere i servizi da parte della pubblica amministrazione a cui abbiamo diritto. A volte è difficile anche semplicemente conoscere l'esistenza di questi servizi. Basti pensare che nel 2019, stando all'ultimo report ARERA dell'autorità, quindi di regolazione dell'energia e delle reti, circa solo il 30% di bonus sociali, cioè bonus dati come sostegno alle famiglie in difficoltà per pagare le bollette della luce, del gas, dell'acqua, che ammontano a diverse centinaia di euro, solo il 30% è stato richiesto sul totale degli aventi diritto, 800.000 beneficiari su un totale di più di 2.000, di 2 milioni e 400.000 potenziali aventi diritto. Questo perché in realtà si verifica un paradosso. In Italia proprio le fasce della popolazione che maggiormente hanno bisogno di sostegno da parte dello Stato e della pubblica amministrazione hanno difficoltà a conoscere già solo l'esistenza di questi servizi. Una volta conosciuta l'esistenza, capire se ne hanno i requisiti e come richiederli. Dall'altro lato si genera un altro paradosso, che spesso si richiedono prestazioni sociali a cui non si ha diritto, con un grosso investimento di tempo e di risorse per la presentazione della domanda all'ente pubblico. Un esempio tipico, famosissimo, è quello del reddito di cittadinanza. Stando ai dati INPS del 7 gennaio, nel 2019 sono state presentate più di 1.640.000 domande per il reddito di cittadinanza. Di queste il 28%, ovvero 450.000 domande, è stato respinto per mancanza di requisiti. Immaginiamo queste famiglie quanto tempo hanno investito per reperire tutti i documenti, per rivolgersi a un CAF, a un patronato, per avviare il processo, solo poi per vedersi respinta la domanda. Simplify TED interviene in questo preciso istante. Gli utenti si registrano alla nostra piattaforma, rispondono a delle domande di un chatbot e in meno di 5 minuti scoprono le prestazioni sociali agevolate, i bonus pubblici a cui possono accedere. Tramite piattaforma possono avviare la domanda completamente online, quindi senza più necessità di spostarsi fisicamente e rivolgersi a uno sportello di CAF, patronato, a uno sportello dell'INPS o dell'ente pubblico competente. Noi vogliamo favorire l'accesso, quindi la scoperta e l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.
L'altro vantaggio è la prequalificazione. La nostra piattaforma ha un'accuratezza superiore al 95% nella stima dell'ISE e dei requisiti per questi bonus pubblici, e questo favorisce la richiesta per le sole prestazioni a cui si ha diritto, quindi con notevole risparmio di tempo per tutte le famiglie interessate. Grazie Giovanni, devo dire che il vostro progetto risponde davvero a un bisogno molto sentito dalla cittadinanza. Quindi vorrei sapere, dopo la vostra partecipazione a Welfare, quali sono i vostri programmi, quali sono i next step del progetto. Fabrizio, vuoi raccontarci tu qualcosa di che cosa farete? Sì. Diciamo che ci troviamo in una fase molto delicata. Come hai detto anche tu, è un bisogno abbastanza sentito. Infatti, dopo i primi approcci al mercato, abbiamo avuto già un impatto molto soddisfacente. Dopo soli pochi mesi abbiamo avuto più di 4.000 utenti e più di 300 clienti. Quindi questo ci ha spinto e motivato sempre di più a dover velocizzare sia lo sviluppo della piattaforma che lo sviluppo della startup vera e propria come azienda, diciamo. Abbiamo diversi progetti per il futuro, ma siamo sicuri, abbiamo già come dire, costruito le basi e abbiamo scelto i pilastri su cui sviluppare, ecco, sia l'azienda che la piattaforma. Prima di tutto è l'attenzione all'utente e al cliente. Diciamo che in Italia uno dei problemi nella digitalizzazione è stato quello di pensare più al processo, quindi come digitalizzare a livello tecnico il processo, ma non come renderlo fruibile alla persona. Noi abbiamo lavorato molto, per esempio, sui testi e sul linguaggio, perché spesso la burocrazia utilizza un linguaggio che ai più è incomprensibile, quindi le persone trovano proprio difficoltà già solo a capire. In più abbiamo lavorato molto sull'interazione tra la persona e la piattaforma, quindi lavorando non solo su quello che la persona si aspetta di trovare, ma mettendo qua e là un qualcosa che possa semplificare ancora di più ed inaspettato all'utente il processo e che quindi possa, diciamo, creare un'interazione più anche soddisfacente, no? Poi il secondo punto è quello del team. Noi siamo un team giovane e dinamico, abbiamo quasi tutti sotto i 30 anni. Quello che vogliamo fare è creare un vero e proprio polo dell'innovazione, attirando talenti e in più sviluppando e creando una cultura dello smart working, così per dire, che è diventato famoso ormai il termine smart working, ma che in realtà sia più, come dire, orientata al risultato piuttosto che alle ore seduti sulla sedia in un ufficio. A noi ci interessa creare un rapporto prima di tutto umano con la persona con cui collaboriamo e poi soprattutto avere persone che da tutta Italia possano creare una bella rete di competenze che si concentrino in un progetto come questo. E poi terzo punto, e non per importanza, naturalmente lo sviluppo delle caratteristiche della piattaforma. Stiamo lavorando in questo momento ad una migliore gestione della documentazione, sia per quanto riguarda il caricamento dei documenti, sia per quanto riguarda la gestione a 360 dei documenti. Proprio perché più prestazioni hanno stessi tipi di documenti, a volte però le mole vanno ad accrescere. Quindi ottimizzando quello si semplifica ancora di più sia dal punto di vista dei tempi che dei costi delle persone. Proprio per questo in realtà abbiamo una novità che volevamo proprio annunciare durante questa intervista, ed è la nuova piattaforma che lanceremo a breve nel prossimo paio di settimane. Abbiamo ribrandizzato tutta la piattaforma di SimplifyTed, abbiamo cambiato nome, la piattaforma si chiamerà BonusX. Sarà una piattaforma più ottimizzata, più precisa, soprattutto veloce, quindi gli utenti avranno ancora di più risparmio di tempo e avranno dati ancora più accurati, ed inoltre sarà ottimizzata proprio dal lato del feedback dell'utente. Abbiamo raccolto in questi mesi tutti i commenti negativi e positivi che ci sono stati e abbiamo lavorato su questi commenti per creare una piattaforma che fosse sempre più vicina anche nel linguaggio. Bonus X non è un caso. La X ci dà sì un aspetto tecnologico innovativo per quanto riguarda il mondo dei bonus e delle agevolazioni, ma in realtà è
per farti un esempio, è una ricerca molto comune per le persone quando online ricercano un bonus. Invece di utilizzare il per scritto PR, si utilizza la X, quindi la X. Si va ad intercettare anche proprio con il linguaggio, no? Ci si avvicina a quel tipo di utente, a quel tipo di persone, ed è questo che vogliamo fare, vogliamo creare uno strumento dove le persone sanno di potersi, diciamo, affidare. Beh, siamo davvero onorati di essere la piattaforma che avete scelto per comunicare questa bella novità, e siamo davvero contenti che, diciamo, in poco tempo dopo Welfare già qualcosa di così importante per la vostra crescita stia per vedere la luce. Quindi davvero grazie per averlo condiviso con noi, ci farà piacere ovviamente sapere come proseguiranno le cose. Assolutamente. È una bella platea, un'ottima piattaforma su cui condividerlo, e poi è stata un'estate intensa dove abbiamo lavorato. Immagino, perché comunque, insomma, venivate dall'esperienza di Welfare, che comunque è un'esperienza abbastanza intensa per tutti quelli che vi partecipano. Quindi volevo sapere anche da Giovanni, cosa è stato per voi partecipare a Welfare? Come avete vissuto questa esperienza, la mentorship? Come sta andando, insomma, anche questo proseguimento? Perché Welfare non finisce con la proclamazione dei vincitori, tra i quali voi ovviamente, ma continuiamo a seguire ed accompagnare le startup che vengono scelte. Quindi volevo avere da te qualche parola. Allora, noi intanto stiamo proseguendo i lavori col Polyhub, che è stato l'acceleratore individuato come mentor nell'ambito del percorso di Welfare di impresa. Quindi siamo sempre a stretto contatto con i loro esperti, e a settembre riprendiamo a pieno regime, quindi tra pochissimi giorni, le attività di mentorship e di consulenza. Welfare di impresa è stata sicuramente una bella esperienza che ci ha aiutato a crescere e a maturare. Io credo che principalmente ci lascia tre asset fondamentali. Una è sicuramente la vincita economica che stiamo investendo proprio nello sviluppo delle nuove funzionalità, tra cui tutta la gestione della documentazione online a cui accennava Fabrizio prima. La seconda è la mentorship di Polyhub. Noi ci siamo trovati molto bene, cioè abbiamo fatto veramente un bel lavoro, che è stato sia da un punto di vista di prospettive di business development, se anche da un punto di vista IT. Inizieremo una collaborazione proprio anche di mentorship e consulting lato IT. Polyhub, comunque, essendo legato al Politecnico di Milano, ha sicuramente in Italia un range di skill proprio sullo sviluppo di piattaforme digitali molto avanzate, di cui non possiamo che beneficiare. Il terzo è il network. Siamo entrati in contatto con Fondazione Con il Sud, Fondazione SNAM, Fondazione UBI Banca, ovviamente Fondazione Italia Accenture. Cioè abbiamo avuto un range di partner, ora ne ho citati alcuni, che sono utili per un'azienda come la nostra, che lavora sull'impatto sociale, perché ci permette di entrare in contatto con realtà che sull'impatto sociale stanno costruendo progettualità da decenni. E quindi ci permette anche di confrontarci, internalizzare queste esperienze e creare sinergie sul territorio. Infatti, anche in relazione a questo, noi ora stiamo aprendo una sede operativa in Campania, e per noi è un elemento ulteriore bello, perché siamo entrambi, sia che Fabrizio, siamo originari della Campania. Ovviamente, come molti giovani del sud, siamo dovuti andare all'estero. Io ho avuto un percorso di studi in Finlandia, ho studiato e poi ho iniziato a lavorare a Roma, a Milano. E quindi poter ritornare in Campania e creare lì anche lavoro, creare lì opportunità, è bellissimo. E tutto questo è stato aiutato decisamente dalla partecipazione a Welfare di Impresa. Grazie Giovanni, davvero la tua descrizione di quella che è l'esperienza e di quello che l'esperienza lascia è quello che noi, dopo quattro edizioni, vogliamo continuare a trasmettere, e il nostro scopo finale è quello proprio di valorizzare progetti come il vostro, per cui sono contenta di questo vostro commento. Vi chiedo un'ultima cosa, siccome avete citato entrambi questo upgrade che state facendo, cioè quindi la gestione della documentazione online,
Fabrizio, ci vuoi raccontare più qualcosa di più, una piccola pillola relativamente a questo? Va bene, sì, diciamo che è un processo, è una parte, una piccolissima parte del processo che noi dobbiamo affrontare, ma soprattutto le persone in genere devono affrontare, no? Quella del raccogliere documenti. Noi abbiamo fatto diverse interviste prima di costruire la piattaforma proprio per capire le persone come affrontassero. Noi prima di tutto lo avevamo affrontato, ma poi vedere che era un problema diffuso è stato, come dire, da un lato triste, da un lato confortevole, che significava che stiamo andando nel verso giusto. Le persone devono spesso raccogliere un'enorme quantità di documenti da diversi enti, perché alcuni documenti sono personali, altri sono fiscali, altri sono sociali dall'INPS. Quindi c'è difficoltà e molto dispendio di tempo nel raccoglierli, inviarli, poi magari ti accorgi o ti dicono che un documento è sbagliato, devi rifare il processo. Con questo nuovo sistema noi stiamo cercando di integrare sia la raccolta dei documenti che poi la gestione online sulla piattaforma dei documenti tramite pochi click, con integrazioni per esempio con lo smartphone, quindi con una semplice fotografia raccogliere le informazioni sul documento e trasmetterle al database. Stiamo lavorando su questi punti, non sono sviluppi semplici, ecco, quindi le tempistiche poi ci diranno, ecco, ma sono i punti principali su cui stiamo lavorando. E poi, Eleonora, Fabrizio, aggiungo un ultimo elemento recentissimo di sviluppo, quello della firma digitale, l'e-signature. Quindi la possibilità eventualmente non più di stampare il documento e firmarlo in modo cartaceo, ma tramite software comunque che garantiscono autenticazione dell'utente, la possibilità di firmarlo in modo digitale. Cioè, quindi l'ambizione è portare un processo completamente cartaceo a livello digitale, però non digitalizzando il processo cartaceo, ma costruendolo attorno all'utente e al cliente e ai suoi bisogni. Ragazzi, posso solo dire complimenti e in bocca al lupo, perché davvero c'è tanto che bolle in pentola. Come sempre sapete che Fondazione Italiana Accenture e i suoi canali sono a vostra disposizione per raccontare le novità, quindi ci farà piacere in prima persona, a me che vi ho seguito, essere informati, aggiornati e poi ovviamente di poterlo condividere. Vi ringrazio tantissimo per il tempo che ci avete dedicato oggi e saluto tutti quanti, saluto chi ci ha seguito oggi e do appuntamento a settimana prossima. La settimana prossima incontriamo altri vostri colleghi, incontriamo i ragazzi del progetto Stick for Crafts e niente, grazie a tutti, alla prossima settimana. Grazie, alla prossima. Grazie, ciao. Ciao.